Il GPL è da molti anni l'ancora di salvezza contro il caro carburanti. Costa meno della metà della benzina e oramai lo sappiamo che le prestazioni in termini di velocità e di brillantezza sono praticamente le stesse. Sappiamo anche però che quando funziona con questo gas il motore consuma di più. Quindi bisogna capire dov'è il punto di equilibrio. È meglio pagare di meno oppure consumare di più? La nuova Panda GPL, chiamata Easy Power, è il mezzo ideale per fare questo test. Ha i consueti due serbatoi, quello per la benzina, al solito posto, e quello per il GPL, dove di solito c'è la ruota di scorta. E fin qui niente di strano. Il motore è il classico 1200 da 69 cavalli, ma ci sono molte differenze rispetto ad altri modelli alimentati a gas. Infatti non si tratta di una trasformazione improvvisata in tutta fretta per venire incontro alle richieste del pubblico. Al contrario, questo è un progetto molto ben integrato con l'auto e lo si capisce da tanti piccoli indizi. Per esempio sulla plancia. L'indicatore del livello del GPL non è la solita fila di LED appiccicati a caso, ma un indicatore accanto a quello della benzina. Adesso segna il massimo. Abbiamo appena fatto rifornimento e vedremo dove si arriva. Poi riempiremo il serbatoio della benzina esattamente con gli stessi soldi usati per il pieno di GPL e faremo i conti. Sono entrati 30 litri di gas e abbiamo speso 25 euro per questo pieno. Questa nuova Panda riprende in tutto e per tutto l'interno delle sue sorelle a benzina e gasolio, quindi è spaziosa e funzionale. C'è qualche vibrazione sul retrotreno. In compenso il motore vacco è una meraviglia, senza alcun vuoto di potenza. Se non ci fosse la spia a dire che stiamo viaggiando a gas, sarebbe impossibile distinguere fra i due carburanti. In effetti le modifiche sul motore sono state abbastanza importanti. È stata riprogrammata la centralina di iniezione e modificati i condotti di aspirazione. Anche i dati del centro prove ci rassicurano, per esempio l'accelerazione, perché la vivacità di guida è importante. Il minor potere energetico del GPL potrebbe peggiorare la brillantezza e invece con la benzina si fa lo 0-100 in 15 secondi e 2 e col GPL 15 e 3. Un decimo di secondo su 15 secondi. Vabbè, direi che possiamo farcene una ragione. La Panda non è un fulmine, questo lo sanno tutti, ma almeno nessuno potrà dire che è colpa del GPL. Eccoci alla fine. E con un pieno da 25 euro abbiamo percorso 417 km. Fatti due conti, sono 13,7 km con un litro. Decisamente peggio del motore a benzina, un consumo almeno del 25% in più. Ma con i nostri 25 euro possiamo comprare al massimo 13 litri di benzina. Dove si va con 13 litri? Non molto lontano. Per l'esattezza sono 215 km e questo ci dà anche la conferma che il consumo medio della Panda GPL quando va a benzina è di 16,5 km con un litro. Il GPL conviene sempre? Beh, non è detto. La Fiat, per esempio, chiede per questo impianto 1.900 euro in più, che non sono pochi anche considerando che è fatto molto bene. Con 1.900 euro si pagano un bel po' di pieni di benzina. Con questo sovrapprezzo usando il GPL comincerete a guadagnare solo dopo aver fatto 43.000 km. Quindi occhio a non farsi abbagliare da un pieno per 25 euro. Non è l'unico numero da prendere in considerazione.